Eccoci di nuovo con i nostri African American Tarot. Qui ci troviamo oggi ad affrontare la stesa gemella di quella precedente. Ve l'avevo già preannunciato nell'ultimo video, dove appunto avevo trattato la chiusura di un rapporto sentimentale tra due persone da tempi brevi, quindi qualche settimana, massimo qualche mese. In questo caso, in questa stesa, invece, ci andremo ad occupare di una chiusura avvenuta da molto più tempo. Questo partendo dal presupposto che chiaramente l'interesse, il desiderio, la fascinazione per una persona può permanere anche dopo molto tempo e di conseguenza anche la stesura e la lettura, l'interpretazione dei tarocchi cambia. Cambia anche la modalità con cui, ad esempio, ci si approccia alle tempistiche. Abbiamo detto che il tarologo deve fare da tramite tra ciò che viene pescato, quindi tra le carte che vengono prese da tutto il mazzo e il principio di sincronicità, ossia chiunque sia collegato in questo momento e che abbia vissuto una situazione di questo genere. Di conseguenza, il tarologo, essendo un tramite, deve comunque gestire ciò che legge, i simboli, quindi le singole carte, i singoli tarocchi, tenendo conto della situazione specifica, in modo da darne una lettura più approfondita e più precisa possibile. Di conseguenza, in questo caso, lo specificare la tempistica della chiusura è necessario. Quindi, in questo video ci occuperemo di una rottura avvenuta da molto tempo. Inizio a mescolare le carte. Nel frattempo vi ricordo che la metodologia che utilizzo per fare questa tipologia di stesa è un metodo nuovo che ho usato soltanto nel video precedente, ossia il metodo dei 10 arcani, che è una stesura usata tipicamente proprio per quanto riguarda i ritorni, per capire come la persona di nostro interesse sta vivendo questa rottura, come sta reagendo a questa rottura, cosa pensa di noi, perché questo è un dato importante, magari soprattutto dopo molto tempo è importante. Anche è interessante, anche curioso sapere cosa possa ancora pensare di noi. Ecco perché vi dicevo che è importante comunque specificare nella lettura la tempistica della chiusura. Cosa poi noi dovremmo e non dovremmo fare? Altre due carte che io reputo assolutamente fondamentali rispetto, alle altre 8 carte rimanenti. E poi abbiamo le 4 carte che rappresentano la prima coppia, come si muoverà molto probabilmente la persona nel tempo, quali sono le sue intenzioni, e poi l'esito, il responso finale della situazione nel momento in cui noi andremo ad attuare, e se lo faremo, i consigli dei tarocchi e degli arcani in riferimento a questa situazione. Comunque, man mano che io stenderò le carte e ve le leggerò, chiaramente, come faccio sempre, vi spiegherò anche le varie posizioni, in modo da rendere la lettura più chiara possibile. Intanto mescolo le carte e ripenso alla domanda.
devo dire che si vedono bene. Poi questi arcani sono effettivamente piuttosto grandi, quindi insomma si vedono veramente molto bene. Allora, partiamo dalla prima posizione, ok? La personalità dell'individuo di cui stiamo chiedendo e come lui sta reagendo alla rottura, alla separazione da noi, che abbiamo detto è una separazione da un bel po' di tempo, eh? Ah, papà, carino. Allora, questa è, cioè, già partiamo con due arcani maggiori, quindi sarà una lettura bella tosta. Allora, partiamo già con un papa e con un carro. Allora, il papa che cosa rappresenta? Il papa rappresenta una persona che può essere impegnata sicuramente in un rapporto di tipo ufficiale. Di conseguenza, ora io non so se voi lo sapete, se chiaramente lo avete dedotto, se potete immaginarlo o comunque avete il dubbio e il sospetto, anche perché abbiamo detto che questa è una stesa che riguarda comunque tempi lunghi, quindi un rapporto che si è chiuso tra voi e questa persona, ad esempio, da diversi mesi, molti mesi, può essere anche anni. Di conseguenza, questa persona è facile che chiaramente si sia rifatta una vita. Essendo un papa, molto probabilmente questa tipologia di rapporto è un rapporto assolutamente ufficiale, quindi può essere tranquillamente una convivenza, un fidanzamento, ma addirittura anche un matrimonio, quindi è un qualcosa di molto impegnativo. Che in qualche modo in realtà non è che lo soddisfi più di tanto, perché io dico sempre: allora, il Papa non indica un rapporto passionale, carnale, un rapporto fatto di grande emotività, più che altro è un rapporto dove diciamo si sente molto il peso della conformità, della tradizione. Un po' come quelle coppie che diciamo vengono benedette dal beneplacito familiare, ok? Quindi in realtà questa è una situazione anche abbastanza impegnativa che alla lunga, dico subito, adesso io non so quali siano le carte perché le apro man mano assieme a voi, però in realtà diciamo che il Papa può rappresentare insomma delle storie che alla lunga possono diventare un pochino noiosette, un po' pesanti, ok? Quindi non c'è grande trasporto, forse sono due persone che più che altro sono legate da una comunanza di anime, dico io, no? Perché spesso noi ci leghiamo ad individui che magari non ci prendono tanto da un punto di vista passionale, ok? Ma in realtà ci fanno stare bene, ci fanno sentire al sicuro, ok? Quindi, secondo me, questa persona in realtà non è che viva proprio male, non se la passa malissimo. Il Papa è anche un arcano che rappresenta un tempo di pace, di tranquillità, di serenità, dove chiaramente il rapporto di coppia è consolidato, è gestito in comune accordo e basato soprattutto sulla fiducia, diciamo, quindi è una convivenza, è un rapporto, è un qualcosa di ufficiale e ufficializzato, ok? Dove chiaramente non ci sono grossi moti, diciamo così, di passione, di fuoco che brucia, ma in realtà però comunque si sta abbastanza bene. Poi abbiamo anche il carro. Allora, il carro in questo caso può rappresentare o il fatto che questa persona per vivere questo rapporto si sia spostata proprio fisicamente, magari lontana da dove abitate voi o in un'altra città rispetto a dove voi sapevate che magari abitava prima, quando frequentava o stava assieme a voi. Quindi può essere che una persona che in qualche modo si è spostata. Oppure può essere invece anche un discorso più metaforico, cioè nel senso che questo rapporto che in qualche modo lo fa stare bene, ok? È come se avesse messo un po' di pace nel suo animo turbolento. Molto probabilmente questa persona che voi avete conosciuto era un po' un birbantello, era un po' una testa calda, comunque una persona
che aveva sempre tentato nella vita di mettere un po' la testa a posto, ma che non è che c'era tanto riuscito. Quindi magari era un po' monello, diciamo, no? Anche perché il Papa rappresenta la fedeltà. Il fatto che mi venga sottolineata mi sta quasi a dire, guarda, che lui non è più l'infedele di prima. Quindi magari quando voi frequentavate questa persona, lui non è che è stato particolarmente fedele, anche perché la carta del carro spesso in altri arcani è rappresentata da un condottiero, un principe, un'auriga che tiene appunto la sua carrozza, cerca di tenere dritto questo mezzo proprio rispetto alla intemperanza dei due cavalli che ha davanti a sé, uno che lo vuole portare verso destra e l'altro verso sinistra, di solito un cavallo bianco e un cavallo nero. Cioè, questa persona, evidentemente in passato, non riusciva a tenere a freno i suoi istinti, o comunque ha fatto molto fatica a favore di una razionalità più equilibrata. Ecco, questo rapporto invece è riuscito a dargli quella stabilità che forse a lui mentalmente e interiormente mancava. Evidentemente è una persona che è molto cambiata, perché, ripeto, il Papa rappresenta anche la maturità, ma non necessariamente una maturità anagrafica. Non stiamo parlando per forza di una persona di 50-60 anni, stiamo parlando di una persona magari anche un po' più giovane, che però è cresciuta mentalmente ed emotivamente. È riuscito un pochino a mettere un po' la testa a posto, se così possiamo dire. Però sono curiosa adesso di vedere il resto, perché già questo ingresso così, insomma, di questo papa e questo carro mi può far immaginare tante cose. Allora, che cosa lui pensa di voi? Mamma, quanti arcani maggiori. Allora, il mondo, beh, mamma mia. Ok, ho capito. Allora, il mondo sul 3 di coppe. Vi dicevo che questa persona molto probabilmente in passato è stata un po' birbantella. Il dubbio mi era venuto proprio perché il Papa rappresenta, abbiamo detto, la fedeltà. Insomma, e ribadirmelo così, no? È come già un accendermi una luce luminosa su questo concetto. Difatti, cosa pensa lui di voi? Ragazzi, ve lo dico prima in maniera poco aulica, poi spiego che lui un altro giro in giostra con voi se lo farebbe volentieri. Allora, adesso invece diamo una spiegazione un po' più aulica e più tranquilla e rasserenante. Allora, nel senso che il mondo vuol dire che lui ciclicamente vi ripensa e vi vorrebbe rivedere con un forte desiderio comunque su di voi. Però purtroppo qui abbiamo un 3 di coppe, quindi vi ribadisco il fatto che questa persona è impegnata o comunque ha qualcuno. Quindi siete in tre, vedete questa ragazza? Sono tre le coppe, quindi sono tre le persone che vanno ad abbeverarsi in questo unico contenitore di acqua. Di conseguenza, che cosa succede? Che lui vi vorrebbe assolutamente rivedere, però in una condizione un po', diciamo, extra. Difatti il 3 di coppe è anche la carta, vedete, di persone che fanno festa, di festeggiamenti, di baldoria. Quindi in realtà questa persona, secondo me, diciamo che sì, vi vorrebbe rivedere, ma in maniera, diciamocelo chiaro, non molto pulita. Ma perché? Perché lui a voi ripensa, cioè ogni tanto ha questo in testa, il pensiero di voi, il desiderio di voi, gli ritorna, però in maniera non pulita, ragazzi, vi riconfermo che questa è una persona che qualcuno ha al suo fianco, anche in maniera ufficiale. Birbantello, questo ragazzo qua. Vabbè, allora, vediamo un po', prendiamo prima queste perché mi incuriosisce, appunto. Allora, che cosa dovreste fare e che cosa non dovreste fare? Allora, qui abbiamo un 4 di coppe e un re di bastoni. Allora, vi dico subito che 4 di coppe è la carta che rappresenta le occasioni perse. Quindi, ragazzi, le carte mi dicono lascia stare. Cioè, proprio, vedete questo ragazzino, questo bambino, che cosa fa? Lui, in realtà,
le coppe piene di acqua, le fa cadere, le ignora, annoiato, mangia ma controvoglia, ok? Quindi in questo caso la carta vi sta suggerendo di lasciar perdere per non ricadere nelle stesse problematiche che voi avete sicuramente avuto in passato, perché vedete che questa persona è ammalata. Di conseguenza, le carte dicono: lascia correre, non star dietro a questa persona, perché evidentemente questa persona non è in grado di darvi quello che voi vorreste. Io ve l'avevo già detto sin dall'inizio che questa è una persona che il dubbio dell'infedeltà me l'ha messa. O comunque che in passato con voi questa persona non si è comportata bene da un punto di vista proprio di serietà e impegno nell'ambito del vostro rapporto. Nulla mi può portare a dubitare del fatto che questa persona con cui lui sta oggi sia la stessa che magari gli ronzava intorno quando all'epoca stava con voi. Quindi in realtà qui innanzitutto abbiamo una terza persona, quindi già partiamo abbastanza male, quindi le situazioni di triangolo sappiamo che comunque possono comportare del dolore, perché si è sempre il terzo incomodo. E di conseguenza non è che si viva molto bene, una situazione del genere. Io lascio sempre da parte poi questioni di tipo etico e morale, perché io non sono qui per giudicare nessuno, quindi ognuno è padrone del proprio destino. Però, da un punto di vista emotivo, sicuramente chi si infila in una situazione del genere non va di certo a far parte di una bella festa al Luna Park, quindi non va a divertirsi, perché c'è sempre un'altra persona con la quale tu devi condividere l'uomo che ami. E non è assolutamente bello. Che cosa voi non dovreste in questo caso fare? Qui abbiamo il re di bastoni, ok? Qual è la caratteristica positiva del re di bastoni? È un uomo onesto, leale, che sa ciò che vuole, maturo, stabile. È una persona su cui si può assolutamente contare. Pensate alla stabilità dell'imperatore, ok? È una persona che è in grado di essere sempre in controllo delle situazioni. In questo caso le carte vi dicono invece che è in posizione negativa, quindi occhio, perché non considerare questa persona quella che lui non è, perché lui non è in questo caso un re di bastoni. È tutto il contrario di quello che vi ho detto. Quindi non è un uomo onesto, non è un uomo leale, non è ancora del tutto maturo. Vedete che io vi dicevo appunto che il Papa rappresenta una persona che è maturata, ma evidentemente non ancora abbastanza, perché se vi ripensa in questo modo, il percorso di maturazione qui è ancora molto lungo. Infatti, il percorso di maturazione mi viene nella posizione del presente. È in essere una forma di evoluzione, di crescita spirituale di questa persona, ma non si è ancora conclusa. Quindi attenzione perché questa persona non ha ancora raggiunto la stabilità che necessita, ma secondo me molto probabilmente perché questo rapporto lo annoia, ragazzi, perché comunque adesso va bene mettere la testa a posto, però insomma, ti vai, magari scegli un rapporto un pochino più brioso. Questo mi sembra un rapporto molto noioso. Quindi, evidentemente, lui ecco perché ogni tanto torna indietro da birichino con i pensieri in riferimento al passato. Ma poi, evidentemente, perché voi gli piacete parecchio, eh? Cioè, quindi, però, non è questa persona. Quindi, quello che vi consigliano le carte è questo. Inesorabilmente, evitate, lasciate perdere una persona che ancora non ha la stabilità, che ancora non è quell'uomo affidabile sul quale ci si può contare. Anche perché è di bastoni, quindi è un uomo che segue molto i propri impulsi sessuali. Questo l'abbiamo già detto dall'inizio, anche con la carta del carro.
Vi dicevo che sicuramente questa è sempre stata una persona che in passato dedita i colpi di testa, che si faceva trainare e trasportare molto di più dal cavallo dell'istinto e delle passioni piuttosto che dal cavallo della razionalità, e quindi perdeva un po' la via. Questo benedetto Calesse non procedeva lungo la via, ma ogni tanto sbandava. Quindi è un consiglio molto molto chiaro, vedete con quale logica si stanno aprendo i tarocchi. Ora vediamo un po' invece lui, che cosa vuole fare o che intenzioni, metto subito qua così le vedete meglio, che intenzioni ha. Allora, il 9 di bastoni sul 10 di spade. Ora, io non so se vi siete già magari risentiti dopo la rottura, se lui ci ha provato, perché questo mondo mi fa capire che lui ciclicamente da voi torna. Quindi non vorrei che questa persona, in qualche modo, dopo la chiusura definitiva ufficiale con voi, però in qualche modo sia tornato. Ancora, perché questo mondo non me la racconta giusta, eh? Secondo me dei tentativi con voi li ha già fatti. Non è proprio sparito del tutto, eh? O comunque ha tentato, ma magari voi lo avete, ad esempio, bloccato e quindi i suoi tentativi sono finiti nel vuoto. Però ha tentato in qualche modo, di nuovo di ricontattarvi. E difatti, che cosa è accaduto? Che però lui ha trovato un muro. Perché qui abbiamo il 9 di bastoni sul 10 di spade. Lui sinceramente in questo momento sa che qualsiasi movimento possa fare nei vostri confronti sarà di fallimento. Lui sa che la diffidenza, il 9 di bastoni rappresenta la diffidenza. Vedete, questa persona sa che voi, dopo essere stati male, di nuovo, guardate. Di nuovo. Sa che dopo essere stati male, voi avete creato un muro tra voi e lui. Che siete lì in attesa di appena arrivi ti risistemo come ho già fatto. Perché è proprio la carta della diffidenza. È proprio la carta della persona che rimane comunque sulle sue. È un po' un alto là, no? È il gendarme che dice da qua non passi. Vedete che staccionata ha creato attorno a sé? Quindi in realtà è inavvicinabile. Quindi secondo me ci ha provato, ma ha trovato un muro e sa che tornando in futuro lui troverà una persona che lo aspetta con lo stesso comportamento. Ossia, io non mi fido di te e quindi ti tengo a debita distanza perché non voglio più soffrire. Ma è la stessa cosa che vi stanno consigliando anche gli arcani. È inutile soffrire perché questa persona è sempre la stessa. Di conseguenza, evitate di nuovo una situazione che potrebbe provocarvi una sofferenza. Ma secondo me, in realtà, se posso azzardare, questa sofferenza la proverebbe anche lui, perché il 10 di spade, in questo caso, mi rappresenta, vedete, un dolore che divora se stesso. Cioè, come se in questo momento lui dicesse: sì, ma se io torno. È per masochismo, cioè sto cercando di farmi l'uomo del male perché lei non mi vuole più. Quindi è proprio la fine di un rapporto. Quindi non credo che lui in qualche modo in questo momento a breve voglia ritornare. Magari potrebbe rifare gli stessi tentativi, ma di nuovo trovare il blocco da parte vostra. Quindi secondo me lui ha capito che ormai non è che poi questa è una persona. Vi ripeto, molto legata a voi, sì, ma da un punto di vista prettamente fisico. Quindi
Io emotività, carte di coppe, ragazzi, non è che ne vedo, qua, c'è un 3 di coppe, ma niente di che. Quindi non ha un'affettività profonda nei vostri confronti. Questa è una persona che si è rifatta una vita e che continua un po' ad avere queste problematiche perché, vi ripeto, il suo percorso di maturazione non è ancora del tutto terminato e comunque una persona annoiata. Quindi attenzione perché questo ha voglia di divertirsi, 3 di coppe, però le carte vi consigliano tienilo lontano e lui sa che questa forse è l'unica strada, cioè starvi lontani. E col cavolo, proprio, ha capito tutto. Allora, no, perché? No, vabbè, i tarocchi come al solito mi stupiscono, le persone capiscono sempre al volo, noto, bravissimo. Allora, nel senso che sì, nell'immediato chiaramente lui ha paura, no? Diffida, teme che in qualche modo voi lo respingiate. Però, ragazzi, io qua non posso dirvi che questo non ci proverà di nuovo, perché se no, voglio dire, direi una bugia plateale pubblica, perché qui abbiamo un fante di coppe. Assolutamente, con la carta del sole, questo vi risbuca dal nulla, ma perché questo ciclicamente vi è in testa. Quindi arriverà il momento in cui prenderà proprio di nuovo coraggio, forza e coraggio. E dirà: ma sì, dai, senti, io le scrivo. Qui c'è un bel fante di coppe. Allora, non vi aspettate la serenata sotto casa, perché non c'è nessuna serenata sotto casa. Ricordatevi, mamma mia, non dimenticate che questa persona è impegnata. Di conseguenza, tenete sempre bene a mente che non è l'uomo affidabile che voi vorreste. Quindi 4 di coppe, ok? Quindi lasciatelo, diciamo, nel suo brodo, ok? Perché comunque non è la persona giusta di cui voi avete bisogno, ma comunque qui in questo caso non vi posso dire che questa persona non tornerà, perché direi una bugia. Il fante di coppe è una persona che si fa avanti con un piccolo SMS, non so, uno squillo. Un like sui social, oggi si usa tanto sta roba dei like, quindi vabbè, like, non lo so, vi chiede l'amicizia? Non so, faccio un'ipotesi, magari qualcuno o voi o lui, insomma, avevate deciso di anche interrompere i vostri rapporti social, avete tolto l'amicizia, eccetera, insomma, tutte queste cose che si fanno oggi e di conseguenza invece magari lui così dal nulla ve la richiede. Ma questo da dove viene? Da dove se ne esce? Appunto. Ma in realtà, ripeto, non è nulla di così eclatante, d'accordo? È un qualcosa di piccolo, però sono coppe, quindi è significativo. In realtà lo farà come un paggio, quindi un fante, ossia come un ragazzino. Questo è l'eterno Peter Pan, ok? Questa è la classica persona che in qualche modo così, no? Vi risbuca con un messaggino carino, una proposta, magari un invito, non so, bersi un caffè, ma in maniera talmente semplice, talmente anche dolce, anche tenera, se vogliamo. Quasi da prima cotta, cioè da ragazzino proprio, che vi farà anche tenerezza, perché poi c'era anche la carta del sole, no? Che rappresenta proprio comunque un'apertura, ma secondo me anche una chiarezza, perché il sole va a chiarire delle situazioni che molto probabilmente erano rimaste in sospeso fra di voi. Quindi, secondo me, qualcosa questo vi spiffera, cioè vi racconta che molto probabilmente c'è un'altra persona. Come va questo rapporto con lei? Secondo me, comunque, c'è un tentativo di apertura da parte di questa persona, però non è nell'immediato, eh? Quindi le sue intenzioni per il momento è di starsene buonino e fermo, perché sa che in qualche modo qui incappa in un altro no. Però in realtà poi l'esito stravolge completamente la lettura. Perché mi viene invece confermato il fatto che questa persona si farà di nuovo avanti. Quindi qui
non c'è un forse, sicuramente, tempi lenti. Ecco, per esempio, nella stesa precedente, la stesa gemella, avevo visto dei tempi molto più lunghi, dove la persona si sarebbe fatta viva o risentire, ma dopo molto tempo, ok? In questo caso, invece, la persona può farsi risentire dopo poco tempo, fra poco tempo. Quindi qui le tempistiche sono anche molto imprevedibili, perché essendo un paggio può chiamarvi e messaggiarvi quando voi meno ve lo aspettate. I paggi sono spesso anche rapportati alla figura del matto, che agisce in maniera assolutamente imprevedibile, infantile quasi, puerile. Quando gli salta in mente, vedete la ciclicità nel mondo, lui prende e vi scrive. Quindi qui abbiamo sicuramente delle tempistiche molto più anche veloci, imprevedibili e o veloci. E diciamo che qui effettivamente abbiamo una situazione un po' diversa rispetto a quella precedente. Qui abbiamo una persona un po' più birichina. E mi rimanda molto ai segni di fuoco. Adesso non so se questa persona sia o Ariete o Leone o Sagittario, o ha evidentemente un tema natale dove i pianeti principali, la Venere, Mercurio, Marte, sono appunto in segni di fuoco, mentre nella stesa precedente c'erano tanti denari, quindi molto probabilmente è più un segno di terra o che appunto ha un tema natale ricco di segni terra, cioè Vergine, Toro e Capricorno. In questo caso invece mi sembra più tanto fuoco o anche tanta acqua, forse anche Cancro, Pesci e Scorpione potrebbe anche essere. Quindi in realtà questa persona, vi ripeto, sicuramente si farà risentire, ma il consiglio delle carte è questo. Cioè, mi raccomando, prestate la massima attenzione, perché comunque non è la persona che voi vorreste. Quindi prestate la massima attenzione a questa persona. Prendete quello che vi viene dato in maniera magari carina, il messaggio, in maniera gioiosa. Magari ascoltate anche le sue spiegazioni, quello che ha da dirvi, per carità. Però non fateci affidamento, perché, ripeto, potreste andare incontro ancora di nuovo allo stare male di questa persona, proprio perché ha qualcun altro, accanto a sé. Quindi prestate la massima attenzione, nonostante appunto comunque lui possa scrivervi, ma mettete sempre voi stessi come priorità. Questo sempre.